A tutti un caloroso saluto a nome dell'Istituto di Studi Liguri e in particolare della dottoressa Daniela Landolfi, che ha condiviso e appoggiato questa iniziativa e che veramente si rammarica di non poter essere più con noi oggi. Oggi è una giornata particolare, il museo non è solo l'uomo di persone anziane, il museo non vuol dire solo vecchio, ha ospitato dei giovani archeologi la settimana scorsa e con oggi inizia un percorso che ci auguriamo sia lungo e costruttivo per la nostra città. Infatti l'incontro di oggi porta un titolo molto bello, Giovani al Bitmer. La città deve conoscere la sua gioventù, la linfa, che porterà sicuramente benessere alla vita economica e sociale della nostra città. I giovani si devono conoscere, farsi conoscere attraverso le loro iniziative, il loro lavoro, il loro percorso, i loro interessi e anche le proposte per migliorare questo meraviglioso posto in cui noi viviamo. Penso che per presentare come inizio la tesi dell'architetto Davide Marcenaro non potessimo scegliere sede migliore. In questa sala, in questa eleganza, so che tutto ancora ci parla di Clara Zwicky, di questo grande studioso, ricercatore, filantropo, uomo delle grandi capacità umane e soprattutto strettamente legato alla nostra storia. L'eredità che ci ha lasciato Clara Zwicky è un'eredità pesante e da parte nostra, di noi adulti, di noi anziani, è la grande responsabilità di conservarla, farla conoscere e potenziarla per gli anni a venire. Penso che questi incontri siano la mossa giusta. Io ringrazio innanzitutto la dottoressa Lorenzi che con il gruppo Giovani Idee per Bordighera, in collaborazione con gli amici del PICNE, che non sono i soci del PICNE, sono gli amici del PICNE, e la parola amicizia sottintende altri valori molto più forti di quelli di una semplice associazione, hanno voluto questo incontro. Ringrazio la senatrice Donatella Albano che è presente qui con noi e quindi ci supporta e mi auguro che faccia tesoro di tutte le motivazioni che oggi potremo fornire. A voi tutti una buona serata e alla dottoressa Lorenzi la parola. Prima vorrei spendere proprio una parola, non spendere, allargarla e ringraziare con tutto l'affetto possibile la dottoressa Franca Porrà che è sempre presente, la dottoressa Bruna De Paoli e Elena Riscossi che nonostante le difficoltà in cui vive il nostro istituto danno la loro opera perché le iniziative vengano portate a termine. Quindi una corriconoscenza da parte mia personale e di tutti gli amici del mondo. Buonasera, dico una parola su perché spesso mi sentirete ripetere degli incoraggiamenti a lavorare con i giovani e ad aiutare i giovani. Viene dalla mia storia, come sempre ci sono delle radici che sono personali nelle cose e la mia viene dal fatto che, come sapete, ho vissuto quasi tutta la mia vita negli Stati Uniti e sono arrivata negli Stati Uniti in un certo senso guidata e incoraggiata da una frase che avevo letto sul testo di medicina interna che era arrivato nelle mie mani al terzo o quarto anno di medicina. Eravamo nel 68, rivoluzione in università, volevamo veramente rivendicare un'attenzione a noi giovani e smantellare un pochino le baronie. Io compro questo Harrison, Principi di medicina interna, e a pagina 3, io ho ancora l'edizione iniziale, ne ho comprate altre 6 in tutta questa lunga storia mia, dice, a tutti coloro, la dedica dice, a tutti coloro che ci hanno insegnato, e specialmente ai nostri colleghi più giovani che continuano ad insegnarci ed ispirarci. E ho detto, questo è veramente qualcosa che è diverso dall'atmosfera a cui sono abituata. Sono andata negli Stati Uniti non per verificare, ma ho verificato. Devo ammettere
che è bellissimo un mondo in cui quotidianamente si stimolano e si incoraggiano le energie, l'entusiasmo, l'originalità dei giovani. E sapete che ci sono delle conseguenze, ci sono delle bellissime ricadute, considerando quanto appunto gli Stati Uniti e altri stati sono riusciti a contribuire nella nostra, così, nella storia moderna. Lo porto dentro di me e continuerò a farlo, continuerò a fare tutto quello che posso perché ci siano spazi che si allargano per i giovani. Tra l'altro sono felicissima che sia qui con noi anche un ragazzo che è Ivan Raimondo, che qualche anno fa ha vinto un concorso chiamato Giovani Idee per Bordighera e che poi è finito nel silenzio, cioè è stato un bel evento, e adesso la sua idea, il suo progetto, la Galleria al Porto, è stata rispolverata, è stata diciamo inventata di nuovo, e proprio oggi credo che sia stato riportato come si sono incontrati da Amarea con il sindaco per un brindisi a questa bella iniziativa. Questa la premessa. Ora ho il piacere grandissimo di presentare Davide Marcenaro. Davide Marcenaro è una persona che credo sarà felice perché così giovane ha già due vite piene. Poi si aggiungerà la terza, la quarta. Io credo che avere almeno due vite sia una benedizione straordinaria. E le sue due vite sono che lui è un uomo di mare, è un istruttore di vela, di surf, di windsurf, e beach volley, beh, quello è sulla spiaggia, e tutto nasce all'età di circa 9 anni attraverso una persona di nuovo importantissima a Bordighera che vedo è qui con noi, ed è Paolo Bione. Paolo Bione che è stato un mentor per tantissimi giovani sportivi appassionati di mare. Poi lo facciamo alzare in piedi. Paolo, alzati in piedi un secondo. Grazie. E, ecco, e quindi attraverso di lui Davide con altri viene introdotto agli sport del mare, e gli sport del mare, malgrado ci fosse la scuola, la famiglia, le esigenze di tutti gli altri ragazzi, lo portano in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Tutte le sue tappe, diciamo, di vita anche accademica sono internazionali. Per fare una lunga storia breve, arriviamo al fatto che anche per la sua parte di università, che è in architettura a Genova, farà due Erasmus, uno a Siviglia e uno a Barcellona. Sono quasi sicura che aveva studiato come sono le onde, più o meno, parliamo spesso di onde quando ci parliamo, però a Barcellona produce la conclusione dei suoi studi con questa bellissima tesi che viene discussa da relatori sia spagnoli che autoctoni di Genova qualche anno fa. E quindi Davide adesso è architetto, lavora a Bordighera e come vedete l'acqua è parte della tua vita, il mare, l'acqua nella tesi. Quindi grande piacere di invitare adesso Davide al podio. Davide Marcenaro. Sente bene? Allora, sono lusingato da questa premessa di Mara, un pochettino la mia amica, così che in realtà è molto più semplice. Sono lusingato dalla presenza di tutti voi ad ascoltare un po', si sente bene? Sì. A ascoltare un pochettino quella che è stata la mia tesi, che sono felicissimo di presentare per la seconda volta. La prima volta è andata discretamente bene, speriamo che questa volta qua. Niente, Mara mi ha già introdotto, io sono Davide, lavoro un pochettino qua a Bordighera come architetto così freelance, e vi presento oggi il viaggio dell'acqua nella città moderna, cioè da sempre il ciclo dell'acqua funziona, da sempre l'acqua cade, improvvisamente quando siamo arrivati noi intendo esseri umani, quest'acqua si deve rapportare un pochettino con la città, perché noi abbiamo creato un nuovo livello, no? Che prima non c'era. E andiamo un po' a vedere, allora, io questo lo poso, si sente lo stesso? Benissimo, abbandoniamo la tecnologia e passiamo un pochettino alla prima immagine.
e della mia tesi. Questa qua è Sana'a, capitale dello Yemen, e nel sud dell'Arabia, e una bellissima città, una città delle più vecchie del mondo, e sempre abitata, e ha la particolarità sfortunata di essere, si dice, un gruppo di studiosi inglesi lo dice, la prima città che patirà la sete, cioè finirà la sua acqua nel 2025, no? Quindi qua questo rapporto tra esseri umani e acqua piano piano è stato degenerativo e ci ha portato, con sovrappopolazione, con trivellazioni sempre più pesanti, ad esaurire, quasi esaurire la falda freatica di Sana'a. E questo qua è un pochettino un esempio un po' shock che ho portato per introdurvi al concetto di circolo vizioso, come in questo caso, no? In cui qualcosa tra rapporto esseri umani e acqua non ha funzionato, ma molto meglio a questo qua. Questo qua è un'immagine non credo così familiare, e questo qua è un esempio del rapporto tra esseri umani e acqua che ha funzionato. Questo qua è un elemento fondamentale, anche se molto poco conosciuto, di un'oasi. E un'oasi ce l'abbiamo tutta nella nostra testa, è questa immagine dell'acqua che miracolosamente vive nel deserto, no? Allora ci sono le palme e non si sa bene perché c'è quest'acqua nel deserto, funziona l'oasi. Beh, non si sa bene perché, se si studia si sa perché. Nell'oasi si crea un circolo virtuoso, che è un concetto un pochettino base di quello che poi andremo a vedere nella città moderna, che si cerca di introdurre. Circolo virtuoso perché la palma piantata dall'uomo crea l'ombra, l'ombra crea un pochettino di umidità, crea un substrato di vegetazione, questo substrato di vegetazione crea ulteriore umidità, e questa umidità, tramite le foggara, si chiamano foggara, le vediamo qua, ne vediamo l'uscita, sono questi tunnel qua verticali che vediamo. Questi tunnel verticali durante la notte accumulano la condensa lentamente cola in questo tunnel orizzontale leggermente inclinato che porta l'acqua fuori, qua dove abbiamo visto prima, e qui poi viene distribuita tra gli abitanti nelle varie coltivazioni dell'oasi, no? Questo qua è un esempio, secondo me, di circolo virtuoso, cioè dove questi semplici elementi architettonici, abbiamo visto non c'è nessuna tecnologia particolare, funzionano da secoli a creare una biosfera, a creare un ambiente. E ora mettiamo un attimino da parte questo concetto di circolo virtuoso e passiamo a un altro concetto ugualmente interessante. E abbiamo qua davanti, questa qua è un'immagine così, di una città medievale, no? E una città medievale aveva diciamo una particolarità. Si dice che il ciclo della sua biosfera era chiuso. Un ciclo di una biosfera cos'è? E i cittadini consumano, e dal punto di vista dell'acqua, l'acqua cade sulla città e rimane tutto molto vicino alla città, cioè tutto ciò che viene prodotto e consumato e ridato alla natura è tutto lì. Si parla della città e dei campi limitrofi, confinanti. Andremo a vedere più avanti come questo, anche dal punto di vista dell'acqua, influisce sulla vita di questa città, ma vediamo che piano piano le città si evolvono. Questa qua è Piazza del Campo a Siena, e questo qua è un esempio, e io da poco sono stato in Perù, e anche in Perù ci sono questi esempi bellissimi dei primi rapporti tra l'essere umano organizzati, tecnologici, tra l'essere umano e l'acqua che piove su una città, che deve essere raccolta e mandata via in qualche modo, se no la mia città me la inonda, giusto? Andiamo avanti e passiamo a questa immagine qua. Questa qua è Londra, e qui il ciclo materiale di cui parlavamo prima, no? Non è più chiuso. Io non ho il mio campo subito fuori della città, dove io prendo la roba e poi i miei scarti li rimando nel campo per acqua. Grazie. E per far ricrescere le piante. Bensì io qua magari le verdure arrivano da due continenti più in là, le persone arrivano, tutto si muove, e anche l'acqua nel suo piccolo è un circolo aperto, perché cosa succede? L'acqua piove sulla città. La città, come un grande tappeto di plastica, è completamente impermeabile, versa tutta quest'acqua nei fiumi, l'acqua va via dalla città. Un ciclo aperto, non più chiuso, non più dove tutto si sistema lì, non più dove l'acqua filtra al di sotto della città, ma un ciclo aperto. Anche questo concetto molto importante. Quindi ricordiamoci bene, circolo virtuoso e ciclo biosferico chiuso o aperto. Andiamo avanti, piano piano.
un cambio, questo qua in inglese, un cambio è underway, cioè un cambio sta arrivando, no? Si passa da large public infrastructure, cioè da delle strutture pubbliche molto grandi per gestire l'acqua, a un approccio molto più integrato. Molto interessante, Portland è una città che io poi ho portato come esempio nella mia tesi più avanti, e è una città dove questo, lo vedremo subito qua dopo, questa filosofia di cercare di capire non solo di mandare via l'acqua, ma di assorbirla, di cercare di iniziare a trovare un modo diverso di gestirla, ha iniziato a svilupparsi. Tutto questo metodo che vi proporrò io oggi, che esiste già, che io non ho inventato niente, io ho preso tutte, ho fatto ricerche su ricerche, e tutto questo metodo si basa sui nostri spazi verdi all'interno della città, quelli che già esistono e quelli che si potrebbero creare in più. E vediamo questo qua, uno spazio verde. Gli spazi verdi sono un pochettino il nostro patrimonio, perché sono quello che ci lega a com'era la città prima che esistesse, cioè uno spazio verde enorme, no? Ormai ci sono rimasti solo pochi spazi verdi, questi spazi verdi dobbiamo in qualche modo farne tesoro. E la filosofia qua, più che l'immagine che anticipa un pochettino già cosa sono, questa qua sembra così una parte a lato della strada senza importanza, questa qua vi posso assicurare è una strategia molto intelligente di utilizzare uno spazio verde vicino alla strada, ma insomma la filosofia SUS consiste nel riprodurre nei limiti del possibile il ciclo idrologico naturale in città, cioè io cerco di imitare quello che succede nella natura e portarlo nella mia città. Vediamo un pochettino. Facciamo di nuovo un passetto indietro e andiamo a vedere quello che tutti voi sono sicuro conoscete benissimo, è il ciclo dell'acqua. Il ciclo dell'acqua come si comporta? L'acqua in mare evapora per effetto del sole, condensa con cambi di temperatura, cade sulle terre emerse, viene assorbita dal terreno in parte finisce nel fiume. La parte che viene assorbita nel terreno va a creare le falde freatiche, la parte che viene portata al fiume ritorna al mare. Okay? Questo è in 30 secondi il ciclo vitale che ci porta, il ciclo vitale dell'acqua. Andiamo un po' a vedere, ad analizzare quello che interessa veramente a noi, cioè quello che succede quando l'acqua cade, e non quando l'acqua sale, ma quando l'acqua scende, diciamo, sul territorio. Allora, vediamo questa immagine molto semplice. L'acqua scende, piove, un 5%, questi qua sono valori ovviamente esemplificativi, però una parte minima va a finire nel fiume, una parte molto molto grande filtra nel terreno. Okay? La parte che va a finire nel fiume si chiama runoff in inglese, è semplicemente quando il terreno satura, non può più ricevere acqua, l'acqua piano piano scorre, crea una piccola inondazione che va a finire nel fiume, ok? Questo può voler semplicemente dire un pochettino d'acqua per terra. Vediamo un pochettino cosa succede in città. Eccola qua, questa qua è la mia città, dove tutto è impermeabile, i miei tetti sono impermeabili, le strade sono impermeabili, tutto viene convogliato o nella rete, diciamo, fognaria apposita, o in qualche modo direttamente in un fiume, ok? Quindi tutto in un modo o nell'altro poi finisce nei corsi d'acqua, nel nostro caso finisce direttamente o nel corso d'acqua o direttamente nel mare, ok? Arriviamo a questa qua, che è una slide, mi spiace, un po' tecnica ma molto 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 importante. Questo qua è quello che è la spiegazione in un grafico velocissimo delle alluvioni e di cosa succede in città e di cosa succede nella natura. Ora, la Q, vedete questa freccia che sale su, mi spiace, il grafico in spagnolo, questa tesi è stata fatta metà in spagnolo, metà in inglese, io alla fine ero confuso, la traduco in italiano simultaneamente. La Q è la portata e la T è il tempo, no? Allora immaginiamo la nostra acqua che piove e piove su un terreno naturale, giusto? Che cosa succede? Piove sul terreno naturale, la maggior parte filtra, entra nel terreno, abbiamo visto la slide di prima, questa qui, la maggior parte filtra, un pochettino va direttamente al fiume, ok? Questo pochettino che va direttamente al fiume crea una portata. La portata non è altro che
metri su secondi, cioè quanta acqua passa, no? In un tot di tempo. Ci siamo? Quindi, è volume su secondi in realtà, comunque un tot di acqua che passa su un tot di tempo. Noi dobbiamo abbassarla questa portata, perché i nostri fiumi hanno una determinata portata, una portata che è la loro, no? Quindi se noi ampliamo la foce del nostro fiume, stiamo ampliando la portata, ma non stiamo rallentando l'effetto. Ci siamo? Ora guardate bene, questa qui è la linea della portata di un terreno naturale. Questa qua, vedete come si sale su? Molto in alto, cioè ha un valore di portata molto alto qua, un picco di portata molto alto. Questo qua è un terreno impermeabile. Vi spiego subito perché, cosa succede. L'acqua piove, ok? Piove sulle montagne dietro di noi, no? All'improvviso trova i tetti e le strade, trova le nostre strade, trova i nostri parcheggi, trova tutto quello che abbiamo costruito e fum, si incanala direttamente nelle strade. Le strade si trasformano per pochi attimi in dei piccoli fiumi. Questi fiumi portano tutto al fiume vero e proprio, ok? In più tutti i nostri sistemi, che siano tappati, che non siano tappati, portano acqua lì, tutto insieme. Questa acqua crea questa portata molto alta, ok? Ora, immaginiamo che ci sia una linea, no? Questa linea è il tetto massimo di portata del nostro fiume. Più la linea va in alto, no? Più il nostro fiume ce la fa, poverino, a reggere l'impatto. Ma se la linea va in basso, ahimè, l'acqua poi viene fuori. Le tecniche di cui vorrei parlare io, che esistono, che sono più o meno sostenibili, sono quelle che cercano di abbassare questa portata, cioè io cerco con l'ambiente urbano di imitare, di avvicinarmi all'ambiente naturale, ok? Non sto cercando di alzare la mia portata del fiume, quello lì è un metodo drastico, un metodo veloce, efficace, ma questi qua sono dei metodi un pochettino alternativi. Questa qua era la parte un pochettino più tecnica, spero sia stata chiara. Se c'è qualcuno che vuole farmi qualche domanda al volo per chiarificare, benissimo, andiamo avanti. Eccoci qua. Quindi, imitare un ambiente rurale, questo qua non è un ambiente rurale, però imitare un ambiente naturale in un ambiente cittadino, a che cosa ci porta? Ci porta alla limitazione della contaminazione diffusa, perché c'è una cosa che io ho studiato molto bene nella mia tesi, non ci riguarda così direttamente, ma se noi siamo una città, immaginatevi, molto più grande di Bordighera, una città vera e propria, tutta l'acqua piove, lava le strade, viene portata direttamente senza depurazione al mare, crea un sacco di inquinamento. Qua a Bordighera, nel nostro piccolo, non così tanto, perché non abbiamo così tante macchine, così tanta CO2, ma è sicuramente un aspetto importante, lo è stato nella mia tesi. La riduzione dei rischi di inondabilità, questo ce l'abbiamo proprio qua, ci arriva proprio addosso subito. La corretta ricarica naturale della falda freatica cittadina, ora questo a noi ci importa un pochettino di meno, ma sicuramente era uno degli oggetti della nostra tesi, della mia tesi. Allora, gli obiettivi principali dei SUDS, questi SUDS sono i sistemi, in inglese è Sustainable Urban Drainage Systems, sono i sistemi sostenibili di drenaggio urbano in italiano, ma io ho lasciato la sigla originale perché quella un po' in giro per il mondo vengono riconosciuti così. Questi sistemi, di cui poi andremo a parlare praticamente tra poco, proteggono i sistemi naturali del ciclo delle acque in zone urbane, integrano le strutture di trattamento delle acque meteoriche con gli elementi del paesaggio urbano. Ora, io collaboro con un ragazzo che là dietro ha nascosto, un paesaggista, a lui gli piacerebbe parlare un pochettino di come si integra, come io riesco a integrare. Se io le mie zone verdi, il concetto di tutto questo, io uso le mie zone verdi per aiutarmi a ripararmi dalle inondazioni, no? In più queste zone verdi, io non è che poi i giorni in cui non piove, non c'è niente, le lascio lì così come sono, le posso utilizzare. Vediamo lì il ragazzino che corre nel bel mezzo di un bacino drenante in una giornata di sole, con a fianco i giochi. Quindi integrare le strutture per il trattamento delle acque con ambienti del paesaggio urbano è un aspetto molto importante. Proteggere la qualità delle masse idriche, ridurre i volumi di portata massima, questo qua proprio ci riguarda direttamente, perché io ho questi volumi di portata massima che per noi sono critici. Un esempio di cui parlavo con la Mara un po' di tempo fa, molto molto calzante, è il mio fiume ha un tot di litri, ha una portata massima che è definita, è quella, è di progetto, rimane lì.
Quindi noi possiamo continuare ad amplificarla, possiamo fare un fiume enorme, no? Ma ci rimarrà sempre un volume di progetto che un'alluvione un po' più grande delle altre potrebbe superare. Questo metodo qua, ovviamente integrato con quello, aiuta a prevenire, cioè a fermare l'acqua un pochettino prima che arrivi lì. Ma questo lo vediamo dopo perché è proprio una questione di filosofia importantissima. Aumentare il valore sociale e le conseguenze di... Andiamo. Eccoci qua. Questa qua, questa immagine qua sotto, e lasciate perdere quello che c'è scritto perché di nuovo è in spagnolo, ma è un'immagine fondamentale. Ed è un pochettino un'immagine che parla di una nuova filosofia, un pochettino che noi abbiamo, cioè tutti noi ci rapportiamo un pochettino con l'acqua, no? Io mi immagino una persona che ha una proprietà, la sua casetta, la sua strada, ha l'acqua che gli piove quando piove tanto, no? Cosa vuole fare? Vuole tenere tutto molto pulito, ha la sua vasca di ritardo perché magari il comune è obbligato a costruirla ma non sa esattamente a cosa serve, e vuole liberarsi. Cioè, a me mi arriva l'acqua addosso, io vorrei che quest'acqua se ne andasse. Questa filosofia deve cambiare sia a livello privato, cioè tutti noi, sia a livello pubblico. Perché? Avete visto quel grafico di prima? Avete visto quella cosa che si innalza così, no? Quello lì è il nostro alluvione. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare, i litri d'acqua che ci arrivano sono quelli, perché piovono, sono quelli, no? Dobbiamo cercare di mantenerli, trattenerli, ritardarli un pochettino prima che arrivino al fiume. Questo lo posso fare a casa mia intanto, no? Perché piove lì, l'acqua piove anche lì, lo posso fare, se ho una proprietà posso farlo. Posso farlo per le strade, posso farlo in molti modi, quindi può partire. Questa è un'iniziativa che parte sia dal pubblico che dal privato, è un'iniziativa proprio di filosofia. Io devo ritardare. Come faccio a ritardare? Lo vedremo tra poco, però... Vedete queste tazze, no? Immaginate che piova nella prima tazza, giusto? Piove in tutte le tazze in realtà, però piove nella prima tazza. La prima tazza sale piano piano, si svuota nella seconda tazza. La seconda tazza sale piano piano, si svuota nella terza tazza. Queste tazze sono degli elementi tecnologici che io vado a creare che rallentano l'arrivo dell'acqua al fiume, ok? Quindi io... Quello che succede adesso è, immaginatevi un mattarello al posto delle tazze, l'acqua piove su tutto, va a finire nel fiume, non succede precisamente così, però quello lì è un pochettino il contrario, no? E le tazze sono un pochettino quelle che io vorrei creare, in più, le mie tazze non sono delle tazze impermeabili, quelle che vorrei creare, ma le vedete che sono bucate, vedete che c'è scritto infiltrazione? Infiltrazione vuol dire ovviamente infiltrazione, cioè io piano piano, quando l'acqua piove a casa mia, no? Cerco di trattenerla e un pochettino cerco di farla filtrare nel terreno. Poi l'acqua in qualche modo prima o poi esce da casa mia, no? Andrà magari un pochettino, va per strada, anche lì magari a fianco c'è una trincea drenante che un pochettino la fa scendere lì dentro e la fa filtrare, ok? Quest'acqua magari 2 ore dopo finalmente un pochettino, una parte, arriva al fiume, ok? Ma io ho già superato quel momento critico in cui l'acqua ci arriva tutta insieme, ok? Il mio fiume poi l'acqua la può smaltire tutta la vita per smaltire, tutti gli altri giorni in cui non piove. Il problema è evitare che arrivi lì tutto insieme, questo qua è un concetto proprio base. Benissimo, andiamo avanti. Ed eccoci qua arrivati al... se adesso abbiamo visto un pochettino il centro, un po' della filosofia, no? Di questo rallentare e trattenere. L'acqua mi arriva in casa, non la sputo subito fuori, me la tengo un pochettino finché posso e poi la mando via. Eccoci qua, come facciamo fisicamente, no? Non posso stare lì. Quindi, tetti verdi, il tetto verde ovviamente non può farla filtrare nel terreno, ma un pochettino il tetto verde, quando l'acqua ci piove sopra, ci filtra dentro e verrà rimandata sicuramente dopo al terreno rispetto a un tetto normale, dove va direttamente giù. Quindi un pochettino rallenta. Superfici di infiltrazioni, se io i miei... Qua ovviamente ci sono già delle leggi in corso, però... Non ancora in maniera così aggressiva e soprattutto la parte sostenibile un po' ignorata, ma andiamo avanti. Superfici di infiltrazione, ho dei parcheggi, se questi miei parcheggi sono impermeabili o la mia strada per arrivare a casa mia è impermeabile, eccetera eccetera eccetera, ci piove sopra, effetto fiume. Superfici di infiltrazione è, cerchiamo di far entrare quest'acqua nel terreno. Trincee di infiltrazione, qua entriamo un pochettino nelle parti più interessanti, no? Le trincee di infiltrazione che cosa sono? Sono
delle trincee vere e proprie, immaginiamoci quelle trincea, quindi uno scavo nel terreno riempito di ghiaia, con magari se c'è un tubo di reno dentro ancora meglio, con al di sotto un materiale che facilita l'infiltrazione, quindi l'acqua che cade sulla mia proprietà, no? O che cade per esempio su una strada, va a finire nella trincea di infiltrazione e lentamente va dentro. Fossi di infiltrazione, ancora meglio, perché al di sopra, sono molto simili in realtà i due, però al di sopra di questa, al di sopra di questa trincea c'è l'erba. E una determinata tipa di pianta, di piante, un determinato tipo di terreno purifica l'acqua dalle sue scorie negative. Quindi per esempio immaginiamoci una strada abbastanza grande, no? E nel nostro caso, che ne so, l'Aurelia o qualcosa del genere, e crea un sacco di traffico, quindi l'acqua quando piove lo lava tutto. Se io la mando anche 2 ore dopo al fiume, ho evitato l'alluvione, bene, però ci sto mandando dell'acqua sporca. Quindi qui si fa un passo in più e si cerca di farla passare attraverso degli elementi naturali, questo qua si sta parlando di un determinato tipo di pianta, un determinato tipo di suolo, no? La vedete qua, a fianco alla strada, quindi la mia acqua finisce lì, no? Non si infila in nessun tubo, lentamente filtra, lentamente viene trasportata in questi elementi di trincee, ma filtra attraverso il terreno, filtrando si purifica, ok? Bacini di ritenzione, questo qua adesso poi tra poco vi farò vedere un esempio molto bello di una scuola nel Galles. E comunque, bacini di ritenzione o bacini di infiltrazione sono niente meno che delle superfici inclinate, no? Che io posso avere, in quel caso lì c'era a scuola, sotto i campi sportivi o nella mia proprietà o al posto di una rotonda, no? In un ambiente pubblico. Cosa succede? Questi bacini di ritenzione sono 364 giorni all'anno dei bei prati, strani perché sono un pochettino inclinati. Il 365esimo giorno dell'anno, quando la precipitazione è particolarmente forte, quando i miei altri sistemi hanno fallito, quando quest'acqua sta scendendo, si riempiono, no? Diventano degli stagni, giusto? Questo stagno, un giorno all'anno, che poi in 2 o 3 giorni probabilmente si riassorbirà, mi aiuta a salvare quei litri d'acqua lì, perché quei litri d'acqua lì, se vanno nello stagno ci restano per quei 2 o 3 giorni, se non vanno nello stagno track sono nel fiume, track stiamo di nuovo aumentando quella portata di cui parlavamo prima. Quindi bacini di ritenzione, pozzi perdenti. I pozzi perdenti sono un pochettino la stessa cosa, ma ovviamente studiati tecnologicamente in maniera diversa. Il pozzo perdente è già tecnologicamente un po' più impegnativo. Comunque queste sono solo alcune delle maniere, no, in cui noi possiamo cambiare i nostri spazi verdi privati, pubblici, in maniera che filtrino l'acqua, in maniera che la ritardino, in maniera che si allaghino in maniera programmata, no? Per non far allagare qualcos'altro e soprattutto per non far arrivare l'acqua tutta laggiù. Questo qua è l'esempio pratico di una scuola, questo gruppo di architetti l'ha studiata, l'ha progettata e l'ha creata proprio a immagine e somiglianza di questa filosofia, no? Quindi loro, questa scuola, c'è scritto, è situata su un costone di una collina, no? Quindi è un ambiente per esempio simile a quello che si potrebbe venire a creare qua, no? Noi siamo sempre su queste colline. Cosa succede? Dei sistemi a tazza, no? Allora io più in alto, le mie trincee drenanti, vedete addirittura lì vicino dove i ragazzi escono fuori, vedete che io ho delle piante, ho degli elementi, delle trincee che fanno entrare l'acqua, no? Tutto questo è studiato perché se piove poco, l'acqua finisce lì, io non mi creo dei fastidiosi stagni, lentamente va via, ok? Se iniziasse a piovere seriamente, perché in Inghilterra piove davvero, che cosa succede? Questi sistemi qua, tradizionali, un pochettino più soft, saturano, no? All'improvviso c'ho troppa acqua, l'acqua inizia a correre, si crea il runoff, si crea un pochettino di inondazione. E quindi loro cosa hanno fatto? Hanno studiato delle inondazioni programmate. Eccoci qua, i campi sportivi sono fatti in una maniera che se piove veramente tanto si inondano, ok? Tanto, ragazzi, non fa niente se c'è tanto così d'acqua mentre piove veramente tanto nel mio campo sportivo, fa qualcosa se a valle c'è un allagamento, quindi si inondano i campi sportivi. Ahimè, i campi sportivi non sono abbastanza, l'acqua sta iniziando a colare nella tazza dopo, no? Loro hanno messo addirittura un'ultima tazza, mi spiace perché non si vede benissimo,
vedete, quello lì è il giardino al di sotto della scuola, no? Vedete come ha questa forma, questa conca qua sotto? Vedete queste piante qua per la fitodepurazione? Cosa succede? Tutta quest'acqua, in teoria un pochettino sporca, che ha pulito tutte le strade della scuola, che sta filtrando, che sta inondando, si raccoglie qui, si raccoglie nell'ultima tazza, in questo stagno, che non è uno stagno, è un giardino, ma un giorno all'anno si trasforma in stagno, si riempie tutto e anche lui cerca di rallentare. E una volta finita la precipitazione, quando l'acqua finalmente filtrerà dentro, cercherà di purificarla, perché le piante sono state piantate in maniera dura. Andiamo avanti, questo è un altro esempio, mi piaceva, io sempre ho parlato di spazio verde fatto in un certo modo tutto l'anno, stagno in un momento dell'anno, eccoci qua, no? Questo qua è Melbourne, io tra l'altro ci ho vissuto 6-7 mesi, queste cose non le ho viste, però abbiamo, qui abbiamo il prato in una situazione secca e qui abbiamo il prato in una situazione di un altro tipo. Ovviamente, no? Non è così semplice, vedete? Tutti gli strumenti, no? Tutti il pieno vuoto, tutte le cose che hanno collegato. Questo qua è solo un elemento, ma è quello un pochettino più impattante. Torniamo in Italia, no? All'improvviso. Allora cioè, è impossibile che tutto questo sia completamente passato inosservato in Italia. No, noi arriviamo un po' dopo rispetto agli altri, perché non piove poi così tanto, ma qualcosina effettivamente è filtrato. Io mi ricordo ancora adesso, ero lì con il mio professore che gli spiegavo tutte queste cose, lui mi fa, ma oh, in Italia c'è qualcosa in Italia? Google, ta ta ta, adesso c'è qualcosina in più rispetto al tempo. Al tempo io avevo trovato questo qua, queste qua erano delle, si chiamano linee guida per la gestione sostenibile delle acque meteoriche, ufficio tutela delle acque, Bolzano, Italia. Ci sono delle interessanti leggi provinciali legate a questo studio io me lo rileggevo oggi, è un fascicoletto che dà queste linee guida legate ovviamente alle leggi vere e proprie ed è bellissimo, parla, è assolutamente sugli stessi toni della mia tesi e dà queste linee guida. Ora non si è ancora diffuso così tanto sul territorio, però questo è un esempio italiano importante di quello che si sta facendo. Andiamo avanti. E mi ricordo che alla fine della mia tesi, no, abbastanza interessante, poi io ne parlavo, ero tutto super animato, perché io la facevo in Spagna, ogni tanto tornavo in Italia a parlare con il mio professore, no? Allora io tornavo, gli spiegavo tutte queste cose, questo qua è uno pragmatico, no? Allora all'ultimo momento mi dice, Davide, ma tu quando la presenterai questa tesi? Devi farmi un po' di bilancio, no? Cioè, cosa ci guadagno, cosa ci perdo? Tutto buono? Non va bene? Eccetera, eccetera. Quindi io ero arrivato verso la fine e avevo messo su quest'ultima tavola, in realtà queste qua le ho estratte, in cui parlo un pochettino delle conclusioni. Questi qui sono i benefici risultanti dalla gestione sostenibile delle acque meteoriche. Vedete, io ho cambiato la grandezza del carattere a seconda delle cose più importanti. Miglioramento della qualità dell'acqua ambientale, sicuramente, prevenzione inondazioni, molto importante, qualità delle acque. Queste acque, quando io prevengo le inondazioni e cerco di rallentare il tutto, ne approfitto per purificarle in maniera naturale. Ricordiamoci sempre che io sto cercando di utilizzare in maniera un po' diversa dal normale gli spazi pubblici, cioè gli spazi che sono già verdi. Semplicemente li inclino, creo dei dreni, cioè faccio più attenzione, no? È un discorso, anche qua ci potremmo addentrare, di qualità architettonica, no? Nella mia testa, quando io parlo di qualità architettonica, un esempio molto semplice: io sono stato da poco in Perù, mi ricordo questa strada con il verde al centro, con le persone che passano nel centro, e sui lati, poi c'erano le due carreggiate separate, e sui lati avevo le persone che camminavano sui marciapiedi a fianco i negozi, no? I negozi non funzionavano perché le persone uscivano fuori, si trovavano davanti il traffico, no? E quando andavi lì a mangiare nel baretto in questa città ti sentivi proprio nel traffico. Qualità architettonica, torno indietro di 3 anni, sono a Barcellona c'è questa strada, si chiama Carrer de Marina, ha gli stessi elementi, ha un po' di verde, due corsie molto grandi e i marciapiedi, però come è organizzata? Due corsie molto grandi al centro, il verde un po' inclinato sui lati, marciapiedi, negozi. Io passo a fianco al mio palazzo,
a fianco un verde inclinato con un po' di piante, io non so nemmeno che c'è la strada lì. Lo so, la sento, la percepisco, ma in realtà è come se fossi davvero in una zona pedonale. In realtà a fianco una strada enorme che passa. Quindi ho cercato di riassumere in questo esempio un pochettino cos'è la qualità architettonica, cioè stessi elementi, stesse cose che abbiamo adesso, progettati in maniera un po' diversa. Andiamo avanti. E anche qua mi aveva messo sotto il professore e mi aveva detto: ma quindi parlami di bilancio economico, parlami di maggiore manutenzione. Bilancio economico, queste cose qui, questo riprogettare, questo rifare, ha un costo. Non è elevatissimo, ma ha un suo costo. Ha bisogno di investimento iniziale e ha maggiore necessità di pianificazione, ha bisogno di essere pianificato, portato avanti nel tempo. Io non posso star dietro ai cambi politici ogni tot anni perché questa cosa va avanti o no. Questa qua è proprio una cosa filosofica che deve entrare cioè nelle persone e nella maniera di fare spazi pubblici. A Portland, tutte quelle immagini lì sopra che vedete piccole, ma sono un bilancio, quello lì era il bilancio economico e dei benefici portati da questo grosso progetto a Portland. A Portland l'hanno fatto e c'è un comitato indipendente che lentamente lo porta avanti, cioè lui si mette degli obiettivi, no? E poco a poco allora cambia quella zona della città, no? Allora quella zona della città lì ha delle cose un po' più critiche, la porta avanti, perché io un cambio così grande non posso farlo in un anno, due anni, tre anni, no? Portland hanno fatto un piano centennale, no? Lo cambieranno, però ha un bisogno di pianificazione enorme. Altre criticità, scritto grosso, no? Componente educativa. Se io continuo a pensare che quest'acqua che mi cade addosso io me ne devo liberare il più velocemente possibile, no? Ed è sempre pulita, non andiamo da nessuna parte. Se la gente continua ad avere questo tipo di filosofia è difficile, no? Quindi la componente educativa è importantissima. Concludo con questa immagine qua che era proprio anche il frontespizio, cioè il finale vero della mia tesi. Infatti vedete qua dietro, questo qua era il mio libretto che ho scritto in tutta fretta, e c'è una frase di Pietro Laureano. Scrive un libro, si chiama La piramide rovesciata, che è bellissimo e parla del rapporto tra l'uomo e l'acqua, e scrive questa frase che io vi leggo proprio così com'è, anche se è un po' lunga perché è troppo importante. Nell'oasi ogni luogo, ogni architettura, ogni manufatto risultano saturi di significato, cioè sono pieni di significato. Nella sobrietà del segno e nella povertà dei materiali, perché ragazzi è un'oasi, non sono dei miliardari, è sempre trasmessa una ricca e complessa carica ideale, senza alcuna esagerazione formale e ridondanza. Hanno tutte queste cose nell'oasi, vi ricordate che ne avevamo parlato prima, del circolo virtuoso, hanno tutte un significato, no? L'architettura, resa essenziale dal continuo processo di adattamento al difficile ambiente, si esprime attraverso elementi puri: la terra cruda, la luce e l'acqua. Noi non ci rappresenteremo mai con la terra cruda, la luce e l'acqua, ma attraverso elementi puri e un'architettura semplice, sì. Io non sono venuto qua a proporre delle cose tecnologiche incredibili, sono venuto qua a proporre un cambio, cioè una maggiore qualità architettonica, un avvicinarci a questi elementi che vi ho elencato e allo stesso tempo ha un cambio di mentalità, quindi mi sembrano elementi abbastanza puri e abbastanza semplici. E niente, spero che la mia presentazione, il mio discorso sia stato interessante. Se avete qualche domanda, se vi è sorto qualche dubbio, la signora, prego. Come sarebbe possibile applicare queste tecnologie, questi sistemi a una città come Genova, per esempio? Ecco, allora, la signora io... faccio anche l'altra, come risolveranno il problema nello Yemen? Allora, nello Yemen non lo so, io l'ho portata come esempio e... me ne ero interessato qualche anno fa, non saprei esattamente, però è un problema molto grande perché la sovrappopolazione unita al trivellamento delle falde freatiche proprio, cioè, crea una mancanza, cioè non si riescono più a ricreare queste falde, no? E quindi è un problema critico importante, ma non so come lo risolveranno. E seconda cosa, io questa tesi l'ho presentata a Genova 3 anni fa,
quando l'elemento era caldissimo, no? E io mi ricordo che a metà il professore mi ha detto, vabbè dai, allora porta come esempio Genova. Ma io 3 anni fa ero un candidato per la mia tesi di laurea, quindi ero proprio nuovo. Adesso, tuttora, sono un architetto giovane. Genova è, come dire, non lo so, la più grande sfida, ha talmente tante criticità che avrebbe bisogno davvero di un progetto enorme e di tantissimi elementi, perché Genova ha delle pareti molto ripide, no? Genova è proprio sulle montagne lì dietro. Genova è stata cementificata in maniera irresponsabile e completa, e in più è stato costruito vicino alle foci in maniera... Quindi andare a intervenire su degli spazi verdi che mancano non è facile, bisogna crearli. Per crearli ci vanno dei finanziamenti, dei progetti, quindi Genova è proprio un esempio, cioè è difficilissimo. Io mi ricordo che al tempo la domanda, io ero pronto, me l'avevano fatta anche i professori, avevo detto io sono solo una cintura bianca, no? Mi ci vorrebbe la cintura nera per risolvere quel problema lì. Sicuramente avrebbe bisogno di una pianificazione enorme, un cambio radicale e un'applicazione da tanti punti di vista per questo problema qua. Quindi questa è un pochettino la mia risposta alla domanda. Bordighera, fortunatamente, è meno critica di Genova. Bordighera ha ampi spazi verdi, Bordighera non è stata cementificata così tanto, perché se non so se avete presente Genova, ma se guardate Castelletto, Porighi o quello che c'è a fianco, è proprio tutto, non c'è un po' e un po'. Noi siamo molto più vicini a delle possibilità di intervento. Niente. Sarebbe molto più interessante l'educazione in generale, nelle scuole, anche di insegnare queste cose qua per gli spazi verdi, eccetera, eccetera. Sì. Io sono stata in Canada e loro ne fanno tante di queste cose, tra laghi artificiali, le cose, le verde, le creano, perché questa è una base loro educativa. Certo. Un altro interessante esperimento è in United Arab Emirates, che stanno facendo cambiando l'acqua del mare nell'acqua normale, perché loro marca l'acqua. Certo. Ma poi dicono che tutto il Sahara lì diventerà tutto molto deserto, molto secco. Certo, certo. E loro stanno già anticipando. Qua stanno usando l'acqua del mare. Ma rapporto con l'acqua, io adesso mi ricordo, passando per l'autostrada, sono stato da poco in Perù, ho visto che stanno piantando degli alberi in delle parti desertiche, no? Li guardi e dici, questi sono pazzi, cosa piantano gli alberi qua, muoiono. Però loro cercano proprio di ricreare questo effetto ombra e questo effetto circolo virtuoso. Quindi c'è. Qualcun altro, se non... Una curiosità, io pensavo che le oasi fossero delle zone dove l'acqua... sgorga dalle falde sotterranee, invece no, è proprio creata soltanto con la vegetazione e l'umidità che crea la vegetazione. Sicuramente sono dei posti nel deserto che sono interessati, cioè sono interessati da più umidità rispetto agli altri, no? Per questioni sotterranee di falde, ma sicuramente anche, cioè, sì, sono dei circoli virtuosi che funzionano. Se no, cioè, se noi ci immaginiamo il calore del deserto, brucierebbe tutto, ma sono veramente queste cose così, questo circolo. Cioè, con la dissalazione si può risolvere qualcosa, con la dissalazione dell'acqua di mare? Non, la dissalazione dell'acqua di mare esce un pochettino dalla mia competenza, io sono più per l'acqua che cade dal cielo. L'acqua del mare probabilmente, se no non lo so, sono... al di fuori. È nascosto. Ha dei costi molto elevati, ma non lo ricorda la signora. Cioè, in realtà usare l'acqua piovana è già potabile, invece l'acqua, diciamo, del mare. Sì, l'acqua di salata. Costa parecchio. Comunque sì, cioè noi. Acqua salata abbiamo un'abbondanza anche di acque che scendono, solo questione un po' di cambiare il nostro rapporto con loro, no? Un po'. Vabbè, se non avete altre domande. No, io non voglio fare domande, voglio semplicemente dire grazie a nome di tutti, penso, perché ci hai regalato un'oretta veramente bella, e penso che noi siamo orgogliosi di questi giovani, vero Mara?
Niente, solamente grazie, mi hai entusiasmato, mi sei piaciuto e grazie a tutto, ma grazie anche ai tuoi genitori, perché a volte ci si dimentica sempre anche che dietro è bravo, ragazzi, c'è anche grazie, grazie a tutti. Grazie di essere venuta con entusiasmo. Io con spero di venire ogni volta. Ma mi fa un enorme piacere e questo mi riallaccia, volevo dire tre cose. Una, cioè la prima che dico si lega a Davide, vedo una continuità in tutto quello che fai, nel senso che questo tipo di tesi chiaramente ti ha portato a pensare molto ai giardini e noto, so che hai cominciato la tua attività di architetto in città legandoti un pochino a un architetto dei giardini, che è il nostro amico Matteo Ercole, che è comparso qualche minuto fa, eccolo. E quindi mi fa piacere che ci siano, che si vedano queste connessioni, questi interessi in una zona che non è Genova, ma che senz'altro può beneficiare dell'attenzione ai problemi del ciclo dell'acqua reso, come posso dire, più amico dell'uomo di quanto non sia stato. Quindi abbiamo avuto diverse inondazioni anche qui, quindi una cosa importante a cui pensare, spero che davvero questa nuova sensibilità e l'idea appunto della gente giovane ci porti il messaggio nuovo, l'originalità, e quindi spero che ci sia un trasudamento non solo degli studi ma della sensibilità a come viene governato e retto il territorio. La seconda cosa invece mi porta nel futuro, questa è stata una prova generale di presentazione dei giovani e adesso mi fa un enorme piacere vedere un'altra persona importante che è la professoressa Ruggero, che mi sta a apparire sulla porta. E è proprio dal suo lavoro, molti di voi probabilmente la conoscono, è dal suo lavoro che abbiamo deciso di mettere nel titolo non soltanto presentazioni di tesi di laurea, ma anche di ricerche e iniziative, perché la Roberta Ruggero ha un ruolo, scopritrici, di scout di piccoli scienziati, liceo scientifico di Ventimiglia, ha condotto più di un gruppo di ragazzi a presentare i loro lavori così inventivi e nuovi a diverse competizioni nazionali, forse internazionali. Vogliamo sentire anche di quelli, e so che uno dei più recenti è su tutto il mondo russo, in qualche modo lo faremo entrare nella serie. C'è anche in sala la persona carinissima e gentilissima che si chiama Gwendalina, se non mi ricordo il tuo cognome, Donà, che si è già offerta di essere la seconda presentatrice, ed è una psicologa, quindi cambiamo completamente, penso ci sarà un medico subito dopo, spero ci sarà un archeologo a seguire. Impariamo un po' da tutti questi giovani, ci portano cose nuove, molto ben presentate, devo dire, hai fatto un lavoro bellissimo. Chiudo con l'ultima cosa. Questo è un posto storico e a cui siamo tutti affezionatissimi, come sapete è sempre in bisogno di aiuto, restaurazione, piccoli lavori. In questa cassettina molto primitiva, che mi hanno detto così, vengono raccolti piccole offerte per continuare a tenere in ordine questa sala e queste cose. Quindi io adesso lo farò arrivare all'ingresso e spero che qualcuno, cioè tutti, qualcuno, insomma quello che è, vogliate contribuire a tenere questa sala ospitale come è stata oggi. Grazie di tutti.